Signori, signore, sono Luca Campolunghi, benvenuti in questo vlog a Zandvoort per il weekend della Formula 1. Siamo in Olanda, Zandvoort è una cittadina che si trova sul mare in Olanda. Siamo a casa di quest'uomo, a casa di Max Verstappen, nonché tre volte campione del mondo. Quest'anno probabilmente lo diventerà per la quarta volta. È da un po' di gare che non vince. Ma prima di parlare del Gran Premio, vorrei farvi vedere l'esperienza fighissima che ho fatto grazie a una scuderia. E inizia così il nostro weekend a Zandvoort. Come potete vedere, il clima non è ottimale. In realtà, appena smesso di piovere, un vento mostruoso che adesso sembra calmo. E in questo weekend saremo ospiti della scuderia del nostro grande Flavio Briatore, ovvero l'Alpine. E guardate un po', VIP pass, guardate, Luca Campolunghi, addetto all'Alpine Formula 1 Team. E qua abbiamo pure la divisa della scuderia. Adesso andiamo verso il circuito e che questo weekend abbia inizio e che vinca il migliore. Siamo in Olanda. Vincerà ancora Verstappen? Non si sa. Guardate cosa ho potuto vivere all'interno dei paddock della Formula 1. Amore, sarà un weekend bello pioggioso, diciamo. La marea orange, tutti per Max Verstappen, ma secondo me non vincerà. Vedremo nel corso del weekend. Ragazzi, non so se dal video rende l'idea, ho veramente potuto assistere a come lavora un team di Formula 1. Sono stato nella casa madre di Alpine, sono stato nei box, ho vissuto il lavoro dei meccanici, degli ingegneri, ho pranzato coi piloti. Infatti qui vi lascio una foto con Esteban Ocon, pilota appunto dell'Alpine, insieme a Pierre Gasly. È stato veramente qualcosa di assurdo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi come me siete appassionati di Formula 1, ma adesso torniamo al racconto. Ma prima di iniziare con il racconto vorrei presentarvi la mia compagna di vita che è qua. Prego amore, prego, prego. Dai, almeno la faccia. Vabbè, niente. Qui c'è Alice. Amore, Verstappen vincerà secondo te? No. Bene. Allora, venerdì, giorno di prove libere. E attenzione, attenzione, Max Verstappen si lamenta. La sua Red Bull è troppo lenta. Mentre Mercedes e McLaren volano. Le Ferrari, purtroppo male. Si spera che a Monza ci siano novità e aggiornamenti. Ma finita la giornata delle prove, arriviamo un po' nel clou del weekend. Arriviamo al sabato. Perché il sabato inizia la mattina con le ultime prove libere, patatrac, Sergeant, incidente mostruoso, si schianta, bandiera rossa, praticamente non girano per tutta la sessione, rientrano a 3 minuti dalla fine, pam, giro veloce, Gasly si porta a casa le prove libere. Come potete vedere dalle immagini, ovviamente la tribuna è tutta per Verstappen. E arriva il pomeriggio, il momento delle qualifiche. La cosa bellissima è che prima delle qualifiche, guardate un po' chi ho beccato nel paddock. Una leggenda olandese, Ruud Gullit. Poi da Juventino ho beccato Andrea Agnelli, nonché
ex presidente della Juventus. E per concludere, c'è un po', secondo me, la leggenda dei team principal della Formula 1. Ho beccato Toto Wolff. Cioè, ragazzi, icona del mondo Mercedes. Ma finalmente arriva il momento delle qualifiche. Volano le McLaren, Norris pole position, terzo Oscar Piastri, il padrone di casa Max Verstappen fa una magia, perché la Red Bull in questo momento non è la più forte e lui si piazza secondo. Male le Ferrari, addirittura Sainz fuori nel Q2 insieme a Lewis Hamilton, anche Hamilton fuori nel Q2. Questa è la grande sorpresa, perché ci si aspettava molto di più dato che la Mercedes è in grande forma. Quindi Lando Norris che parte in pole position davanti a Max Verstappen, e la sensazione è che sarà una gara veramente folle, perché Max non ci sta ad arrivare secondo. E finalmente arriva la domenica, il giorno della gara. Lando Norris deve assolutamente difendere la prima posizione su Max Verstappen in curva 1. Ma prima del Gran Premio ci vuole un bel pranzettino, quindi buon appetito. E cosa succede? Ogni volta che Norris fa la pole position non vince mai una gara. E puntualmente alla prima curva Max Verstappen è già davanti. Sembra un continuo incubo per Lando, ma stavolta la fortuna è dalla sua parte, perché la McLaren vola, è molto più veloce della Red Bull, è questione di giri e Lando mette il muso davanti a Max. E quindi, con tutto questo dominio, Lando Norris vince il Gran Premio di Zandvoort in faccia a Max Verstappen, al padrone di casa. Cosa ha fatto Norris? La gara di Norris sarà un monologo, vincerà da solo in maniera incontrastata. Verstappen, con una macchina comunque molto più lenta, riesce a chiudere il secondo posto. E qui arriva il bello, perché al terzo posto chi arriva? Russell? Piastri? Charles Leclerc al terzo posto, una gara sontuosa del Monegasco, grande strategia della Ferrari, undercut clamoroso della Ferrari con Leclerc su Piastri e Russell, e anche quando Piastri alla fine si stava avvicinando, Leclerc non le ha mai dato la possibilità di entrare in zona DRS e quindi chiude clamorosamente sul podio. Non se lo aspettava nessuno, dato che la Ferrari non sta andando troppo forte ultimamente, e si prende una terza posizione clamorosa. E sapete cosa c'è settimana prossima? Settimana prossima c'è Monza. Norris dista 70 punti da Verstappen, che sono tanti, ma mancano ancora tante gare. Quindi, secondo voi, scrivetelo qui sotto nei commenti, chi vincerà questo mondiale? Max Verstappen difenderà i suoi punti o Lando Norris farà la remontada? E soprattutto, la Ferrari a Monza riuscirà a combinare qualcosa? Io e Alice per il prossimo weekend non saremo a Monza, perché saremo in America, perché abbiamo prenotato una vacanza in America già da un annetto. Comunque, questa è la classifica dei piloti. Leclerc che continua a tenere stretto il terzo posto. E se per la classifica piloti Max Verstappen, forse, data l'esperienza, dato i punti di vantaggio, è leggermente favorito, per il mondiale costruttori questa è la classifica, considerando la forza e la potenza della McLaren in questo momento, secondo me vinceranno proprio loro e toglieranno il mondiale costruttori alla Red Bull. Una Red Bull e Verstappen che a inizio mondiale sembravano dominare, adesso devono fare i conti con la McLaren di Norris e di Piastri. E quindi adesso cosa succederà? Lo scopriremo gara dopo gara. Se vi è piaciuta questa tipologia di video, fatemelo sapere.
perché è la prima volta che provo a fare un video del genere. Mi è piaciuto raccontarvi l'esperienza qui a Zandvoort e fare un'analisi sulla gara. Sono molto soddisfatto di quello che sto facendo e del supporto che mi state dando voi ogni giorno, e chissà magari quale sarà il prossimo Gran Premio a cui andrò, anche se uno ce l'ho già in mente. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che dobbiamo arrivare ai 500.000 iscritti, di lasciare un mi piace, attivare la campanellina per non perdervi nessun video, anche perché settimana prossima siamo in America, quindi fossi in voi rimarrei attivo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!